Buongiorno, sono Anna Donati, responsabile mobilità Kyoto Club e sono qui insieme agli amici che adesso vi presenterò di Pinbike per questo evento di oggi che ha un titolo piuttosto complesso, attuale, importante e anche urgente. Da qui un po' ci scusiamo per aver organizzato questo evento in una specie di settimana. Ma ci sono delle scadenze che ci impongono di darci subito una grande mossa se non vogliamo perdere fondi importanti. Dicevo il titolo è, di questo webinar è Decreto Sostegni Bis, fondo da 50 milioni per sistemi per la mobilità smart in azienda. Naturalmente adesso entriamo nel vivo di questo webinar. E faccio solo una piccola premessa che riguarda l'oggetto, diciamo, il tema di cui ci occuperemo tra poco. Chi di voi ha seguito, sia come azienda, come esperto o semplicemente come ambientalista, il tema della mobilità sostenibile, sa che da molti anni nel nostro paese, 1998, esiste un decreto Ronchi che metteva insieme un po' di innovazione, all'epoca il ministro Ronchi era il ministro per l'ambiente, in cui si citava l'esigenza di creare la figura del mobility manager, insieme al tema dell'innovazione digitale, allora non si chiamava così, si chiamava ITS, e l'avvio di quella che adesso chiameremmo sharing mobility. Si parlava di carpooling e car sharing. Perché sono partita da così lontano? Per due motivi. Uno, perché l'ideatore di questo decreto, è stato Gianni Silvestrini, attuale direttore scientifico di Kyoto Club, che all'epoca era un collaboratore del ministro Ronchi. E io stesso ho fatto parte del gruppo di lavoro che all'epoca, scrisse questo primo decreto, adeguato ai tempi di allora. Naturalmente adesso il mondo è fortunatamente cambiato e in meglio, mi pare. Inoltre vi faccio notare un'altra piccola cosa, a capire come veniamo da lontano, ma come dobbiamo rapidamente andare avanti. Il decreto venne sottoscritto dal ministro per l'ambiente perché all'epoca il ministro dei trasporti, che pure facevano parte del tavolo, ritenne che fosse una cosa talmente innovativa che alla fine non fu nemmeno firmata dal ministro dei trasporti. Dico queste cose perché c'ero. Questo per dirvi, adesso si danno per scontate tante cose. Adesso abbiamo un nuovo ministero dei trasporti che si chiama delle infrastrutture e mobilità sostenibili. Quindi, come vedete, di strada nel frattempo ne è stata fatta, evidentemente sul piano della cultura, forse abbiamo più un problema di fare in concreto poi le cose che pensiamo e promettiamo. Il decreto non è stato cambiato per molto tempo, con grande fatica qua e là è stato applicato, in particolare proprio sull'obbligo per le aziende sopra 300 addetti di creare questa figura, e qua e là ci sono state esperienze interessanti. Poi è arrivato il Mobility Manager della Pubblica Amministrazione, Daria, voglio ricordare qualche anno fa il Mobility Manager scolastico, finché 3 anni fa, finché l'anno scorso col DL Rilancio questo provvedimento è stato profondamente rivisto perché si è abbassata la soglia fino a 100 addetti per le aziende di redigere questo strumento. E ricordo anche che il Ministero per l'Ambiente ha messo poi a disposizione dei fondi per piani casa scuola, casa lavoro di mobilità sostenibile che dovevano vedere protagonisti proprio i mobility manager, sia scolastici, pubblici o aziendali. Quindi sicuramente si sono stati, come dicevo, sono stati fatti passi in avanti e in attuazione di quel DL rilancio a maggio di quest'anno è stato emesso il decreto, perché noi siamo così, noi facciamo una norma, poi ci vuole un decreto, poi la riparto delle risorse, insomma. Abbiamo sempre una certa complessità che in parte è inevitabile, in parte forse si potrebbe un po' semplificare. Ebbene, questo decreto, di cui parleremo anche tra poco, definisce bene una serie di criteri perché tutte queste misure diventino
una realtà molto concreta da attuare. Voglio farvi solo riflettere su una cosa. Quando è scoppiata la pandemia e il trasporto pubblico ha avuto degli obblighi di distanziamento pesantissimi, tutti si sono domandati come fare a far sì che ci fossero orari differenziati, una gestione della mobilità, ad esempio scolastica o aziendale, dei lavoratori o degli studenti, proprio per abbattere i picchi, diciamo, di punta quando siamo tutti ammassati nel trasporto pubblico e utilizzare al meglio i nostri servizi. Avete visto che, tranne pochissimi casi, non ci siamo riusciti. E questo è un dibattito, tra l'altro, se avete visto, è già ripartito in vista di settembre. Questo a dire che cosa? Che se noi queste figure che dobbiamo fare, dobbiamo creare, formare, estendere, mettere in rete, non ce le abbiamo, poi quando dobbiamo gestire la mobilità della scuola o dei lavoratori, diventa tutto molto più complicato, anzi, diciamo pure, non ce la facciamo. Quindi da qui l'importanza rispetto al webinar di oggi, di lavorare per questa figura. Ultimo in ordine di arrivo, ed è il focus sicuramente di oggi, riguarda il DL Sostegni bis, adesso bisogna parlare così, decreto legge 73, che ricordo ieri è stato approvato dalla Camera dei Deputati, adesso va al Senato per l'approvazione definitiva, che ha un articolo specifico, articolo 51, anzi dei commi specifici, che destinano 50 milioni per queste attività dei mobility manager, che però devono essere creati e soprattutto ci sono anche dei compiti molto robusti e soprattutto urgenti, stiamo parlando di scadenza al 31 agosto 2021, per fare questi piani di spostamenti casa-lavoro. PSCL, perché adesso bisogna, questo è il nuovo acronimo di cui sentirete parlare anche oggi. Quindi io capite bene che è un tema che viene da lontano, che ha fatto grande fatica ad affermarsi, che in parte non si è ancora fermato, ma che adesso, e lo diciamo subito, vale per la Shared Mobility, ma vale anche per il Mobility Manager, grazie alla rivoluzione digitale, a uno smartphone in mano a milioni di cittadini, può diventare un'autentica realtà, mentre quando lo sognavamo nel 1998 era tutto molto molto più complesso. Quindi entriamo nel vivo. Il primo relatore poi presenterà lui con molta precisione che cos'è l'azienda Pink Bike, che ringrazio, sono anche nostri nuovi soci e collaboratori in Kyoto Club e noi ne siamo molto fieri perché li abbiamo sempre seguiti da lontano e ci fa piacere questa collaborazione. Ed entriamo subito nella prima relazione. La prima relazione è di Domenico Capogna, che è l'ideatore di Pink Bike e l'amministratore delegato, che ci parlerà di questo decreto Ristori e Sostegni bis, poi entrerà nel merito, quindi sulla figura del Mobility Manager. Ci spiegherà che cos'è il progetto Pin Bike, cioè che cos'è l'azienda e cosa fai, quindi qual è la concretezza poi delle attività che loro hanno in corso con diverse amministrazioni e con diverse aziende, e questo è molto importante, e poi ci spiegherà i vantaggi di una mobilità aziendale sostenibile e smart. Quindi io do subito la parola. Voi vedete Domenico Capogna, ma in realtà noi lo sappiamo, lui si chiama Domenico, ma tutti sempre lo chiamiamo Nico. Quindi Nico Capogna ci presenta questa prima parte e poi avremo una seconda con Marco Menichetti che approfondirà alcuni temi legati anche alle cose di cui stiamo ragionando. Prego, Nico, puoi cominciare. Sì, grazie Anna per questa presentazione, anzi grazie a Kyoto Club e a te in particolare per questa possibilità, anche organizzata in maniera così veloce, ma purtroppo diciamo i tempi non li abbiamo decisi noi. Se li avessimo decisi noi avevamo sicuramente un po' più di programmaticità anche in questa attività. Quindi io sono Nico Capogna, sono l'amministratore, sì, appunto, al posto di Domenico per tutti in generale sono Nico, sono l'amministratore di questo progetto, di questa realtà aziendale che si chiama Pin Bike. Pin
Pinbike è nato con un obiettivo ben preciso, che è quello di offrire a delle organizzazioni, che possono essere delle scuole, delle imprese o dei comuni, un sistema di gamification certificato con cui rilasciare incentivi, soprattutto di natura di carattere economico, a cittadini e lavoratori o studenti che scelgono delle forme di mobilità alternative all'auto privata o perlomeno sostenibili, come vedremo. Da dove è partito il progetto? Diciamo, da un assunto principale, fondamentale, che gli utenti, le persone non utilizzano la bicicletta o comunque anche non viaggiano in carpooling o non usano il TPL per gli spostamenti di routine quotidiani. Perché non perché diciamo ci sono dei blocchi insormontabili, come ad esempio si è pensato il possesso della bicicletta per quanto riguarda la bici. Cioè, molto spesso l'assunto è sempre stato: le persone non vanno in bicicletta perché non hanno una bici, quindi facciamogli comprare una nuova bici e andranno tutti in bici. Sappiamo tutti che non è così e non è avvenuto in questa maniera. E quindi che cosa vuol dire? Che tutti la mobilità urbana, quella di routine, non parliamo della domenica o nel tempo libero, ma quella che si fa per andare al lavoro o a scuola, deriva prima di tutto da una questione culturale. Noi purtroppo sono decenni che viviamo in una cultura dove l'automobile privata la fa da padrona, l'automobile nelle nostre televisioni, è nella nostra mente, nelle nostre abitudini, sta dovunque, sta nelle nostre città, le città sono fatte prima di tutto a misura di auto, prima ancora che di persone. E quindi Pinbike nasce con questo assunto, ma probabilmente dobbiamo dare dei buoni motivi, degli ottimi motivi agli utenti per riscoprire queste forme alternative di mobilità. E in questa maniera l'utente si abitua, viene, permettetemi, educato a queste forme di mobilità e lì può avvenire uno switch modale. Soprattutto questo è un progetto che è nato prima di tutto per confrontarsi con il pubblico. Per quale motivo? Perché un progetto come Pinbike, dove vengono rilasciati degli incentivi chilometrici all'utilizzo prima di tutto della bicicletta, ha un rapporto costi-benefici nettamente, ma veramente netto, molto più alto rispetto a qualsiasi altro tipo di misura che si possa fare, che servono assolutamente. Una pista ciclabile, un'infrastruttura è fondamentale. Io per primo utilizzo la bici quotidianamente, le piste ciclabili sono comodissime e sono sicure. Ma non è la soluzione la pista ciclabile, ce l'hanno già dimostrato, diciamo, diverse esperienze. È un incentivo, ma non può essere l'unica soluzione. Quindi, per questo motivo è nato Pinbike, perché bisogna fare prima di tutto un lavoro culturale. Quindi abbiamo creato una piattaforma informatica che permette di essere scalabile, quindi di essere applicata con un minimo effort, sforzo lavorativo, programmatico, in qualsiasi contesto, che può essere scolastico, d'impresa o comunale. Il sistema va a rilasciare incentivi, come vedete, per quanto riguarda la bicicletta, il monopattino, entrambi di proprietà, e il carpooling. Carpooling vuol dire auto di proprietà condivisa. In relazione al decreto di cui ora vi parlerò e di questo fondo che è stato messo a disposizione, e da quando noi siamo nati è la prima volta che il governo mette a disposizione un fondo per i privati, per le aziende private, per attivare progetti di questo tipo, abbiamo messo su un team di esperti consulenti per la redazione dei piani di spostamento casa lavoro, che vedrete sono indispensabili per l'accesso ai fondi. Quindi parliamo subito del decreto. Come diceva la dottoressa Donati, il 25 maggio è stato pubblicato il decreto Sostegni Bis, che ha previsto un fondo da ben 50 milioni di euro per le scuole e le imprese che possono utilizzare per attivare progetti di mobilità smart. Citando il decreto, si parla di progetti di iniziative, sistemi di carpooling, car sharing, bike pooling e bike sharing. E fra cui appunto Pinbike rientra. Unica prerogativa per l'accesso a questi fondi è che al 31 agosto bisogna aver redatto un piano di spostamenti casa lavoro. Che cos'è un piano di spostamenti? Poi entrerà più nel dettaglio il dottor Menichetti, ma in generale diciamo è un documento programmatico che viene redatto da una società esterna insieme al mobility manager aziendale per definire quali sono le azioni specifiche per la realtà di cui si sta parlando, per l'azienda di cui si sta parlando, per ottimizzare la mobilità
dei lavoratori principalmente. Che vuol dire ottimizzare la mobilità? Vuol dire, prima di tutto, ridurre l'afflusso di auto private. Quello è, diciamo, l'assunto fondamentale di una mobilità ottimale. Ed è così che entriamo in gioco noi. Quindi Pinbike è un sistema di tracciamento certificato. Come vedrete, abbiamo dei brevetti che permettono di essere antifrode, al sistema antifrode. Perché? Perché ci siamo detti: se un'organizzazione va a rilasciare delle somme, soprattutto economiche, monetarie, a un utente per quanto usa la bici, viaggia, va, usa il monopattino, viaggia in carpooling, beh, diciamo che il gestore deve essere sicuro di utilizzare un sistema solido che non può essere frodato. E questo è uno degli assunti principali su cui siamo nati, perché giustamente esistono già da tanti anni diversi sistemi, solo app, che attivano delle forme di gamification dove a un certo punto l'utente in app indica qual è il mezzo con cui si sta spostando. Il concetto qual è? Che dato che si parla di soldi, di denaro, e dato che chiaramente un software è falsabile, diciamo, questo click che l'utente fa scegliendo il metodo di spostamento diventa quasi un'autocertificazione, un'autodichiarazione. Per quale motivo? Piccola parentesi, io un sistema solo app lo posso falsificare andando in auto a velocità ridotte, magari nel traffico, ma questo è il minimo, ma posso scaricarmi delle app di fake GPS, se ne trovano tante, non devo avere nessuna competenza informatica, le attivo in background e l'app mi simula gli spostamenti GPS, quindi io poi vado a dormire, la mattina dopo mi risveglio con molti chilometri. Questo è successo a molti progetti in cui oggi Pinbike è attivo, e che venivano da sistemi di questo tipo. Oltre questo, chiaramente siamo un sistema per la smart mobility, per la smart city, per la smart company. Quindi smart, abbiamo una dashboard di controllo che viene offerta ed è esclusiva per il committente, con cui si può fare prima di tutto la rendicontazione degli incentivi che vengono rilasciati, si può fare la pianificazione degli spostamenti, diventa anche uno strumento molto utile per aggiornare anche il PSCL. E si possono inviare questionari agli utenti e chiaramente si possono rilasciare incentivi. Oltre a questo, si possono creare delle attività che vanno a creare un po' più il senso di comunità anche, perché attività di premiazione possono avvenire in presenza, le persone si conoscono, fanno parte di un gaming, vedono il loro nickname, il loro avatar che cresce, sale sulle classifiche o che vince le coppe. C'è tutto uno scambio, diciamo, una generazione di una community collegata all'impresa, ma collegata alla mobilità sostenibile, quindi sempre in un'ottica pro ambiente, diciamo. Come vi dicevo, abbiamo messo in piedi per questo decreto sostegni bis, un team per la redazione del piano spostamenti casa lavoro. Oltre a questo, offriamo delle giornate di formazione per il mobility manager aziendale, queste giornate, perché ci siamo resi conto da quando c'è stato il decreto Ronchi del 98 che molto spesso, purtroppo, il mobility manager veniva associato a una figura che già faceva altro in azienda e diventava quasi una nomina formale, dove poi alla fine il mobility manager, prima di tutto, non aveva né gli strumenti e non aveva neanche acquisito tutte le competenze necessarie per poter operare in questo ambito. Quindi, per come la vediamo noi, è fondamentale che comunque il mobility manager, che è la testa che sta dentro la realtà, che poi andrà a gestire la mobilità in azienda o andrà ad ottimizzarla, a cercare di ottimizzarla, deve avere un minimo di competenze su come gestire questo tipo di attività. E chiaramente la nostra realtà, la realtà di Pinbike, accompagna l'impresa interessata per l'accesso al fondo previsto dal decreto. Il kit Pinbike, lo vedete qui in questa foto, e questa scatolina che vedete qui viene consegnata ad ogni partecipante che vuole utilizzare la bicicletta. Questo è esclusivo per la bicicletta, questo kit, è alla base del nostro brevetto e ha un controllo hardware. Quindi che vuol dire? Che Pinbike non è solo l'app che vedete lì, alcuni screenshot, ma è anche un device che viene agganciato alla bicicletta e quello permette di certificare le sessioni in bici. È antifrode e vi assicuro che ad oggi abbiamo circa 5.000 utenti e ogni tanto i furbetti ci provano, ma non ci riescono, il sistema li va a riconoscere immediatamente in automatico.
Oltre a questo, dentro quella scatolina vengono dati alcuni gadget che permettono, diciamo, di migliorare l'usabilità della bici, soprattutto nelle aree urbane. Quindi abbiamo una staffa portatelefono, da manubrio, una targa catarifrangente che può essere anche personalizzata con i loghi dell'impresa, dell'iniziativa, del progetto. All'interno della targa c'è un adattatore valvola che permette di gonfiare le gomme ai compressori dei benzinai e oltre a questo c'è una luce di segnalazione. Il minimo, voglio dire, ma ci auguriamo che comunque l'utente ne compri altre, le luci sono sempre molto importanti. E tutto il sistema permette appunto di certificare gli spostamenti e chiaramente all'interno l'azienda ha una dashboard con cui può personalizzare il progetto, può decidere se le classifiche devono essere settimanali, bisettimanali, può decidere se devono essere divise anche per fasce orarie o anche per categorie di utenti. Magari ci sono gli utenti che hanno determinati compiti e si creano proprio delle challenge specifiche per quel tipo di utenti o per altri utenti. Diciamo, il sistema è completamente personalizzabile su qualsiasi tipo di esigenza, chiaramente, collegata alla gamification e al reward. Oltre a questo, abbiamo inserito, sin da quando siamo nati, il sistema di carpooling. Carpooling vuol dire auto di proprietà condivisa. Per quale motivo l'abbiamo inserito? Perché ci siamo detti, se un utente deve andare per forza con l'auto, perché non vuole utilizzare la bici o non può utilizzarla, almeno che viaggi nell'auto, viaggino più persone possibili. E io per primo, diciamo, fra virgolette, mi piange il cuore tutte le volte che guardo la strada e vedo la maggior parte delle macchine, ma parliamo quasi di un 80-90%, che viaggiano con una sola persona. Questo è assolutamente antisostenibile, ma in realtà non è intelligente proprio in generale, non è di una società moderna questo tipo di utilizzo dell'automobile, considerando tutti gli sprechi e le risorse di denaro che genera. Il sistema del carpooling è interessante perché permette prima di tutto, soprattutto in imprese molto grandi, di far socializzare più facilmente i lavoratori. In auto è come un BlaBlaCar su tratte di routine. Non a caso l'app BlaBlaCar si chiama BlaBla perché appunto permette, diciamo, facilita il dialogo. E questo su realtà molto grandi, dove magari lavorano anche 1.000 persone o 5.000 persone, è chiaro che non tutti si conoscono. All'interno dell'app c'è un sistema che permette la pubblicazione dei passaggi, possono essere anche ricorrenti, ogni mercoledì alle 8. E c'è un sistema anche di prenotazione con cui l'utente si matcha con l'altro lavoratore, si mettono d'accordo, si scambiano i loro numeri di telefono e vanno e viaggiano insieme. La cosa interessante qual è? Che chi pubblica il passaggio ha interesse a riempire l'auto il più possibile perché più persone viaggiano insieme in auto, più tutti prendono punti, acquisiscono punti. Il guidatore prende sempre il doppio dei punti. La cosa più interessante è che poi i punti vanno a finire in un unico calderone che è il progetto di gamification aziendale e vengono ingestiti insieme alle biciclette e monopattini. Quindi diamo la possibilità anche di poter gareggiare, tra virgolette, agli utenti che vanno in bici contro, tra virgolette, gli utenti che vanno in carpooling, nonché è possibile anche creare delle challenge, delle classifiche chiaramente specifiche per questi tipi di utenti. Una cosa importantissima, e questo è stato definito col decreto rilancio, quello del 12 maggio, fra cui vi parlerò io e vi parlerà anche il dottor Menichetti, è stata aumentata la somma che è possibile dare come fringe benefit al lavoratore. È stata raddoppiata. Quel 516,46 euro erano prima 258 e qualcosa, è stata raddoppiata. Che cos'è questa somma? È una delle opportunità che l'impresa ha per premiare il lavoratore per la sua attività di mobilità sostenibile o per premiarlo anche per altri motivi, diciamo, è una somma abbastanza liberale. La cosa interessante è che su quella somma l'azienda non paga tasse, quindi glieli dà esentasse. Chiaramente quei 516,46 euro vengono in gioco quando ad un certo punto non si ha più la possibilità, si sono esauriti i fondi per attivare il progetto di mobilità e quindi per il rilascio di incentivi e magari dal secondo o dal terzo anno si possono comunque utilizzare quel tipo di somma visto che comunque non si pagano le tasse su
quelle somme. Quali sono i vantaggi per l'azienda? Chiaramente marketing etico sembra quasi una parola brutta, ma alla fine oggettivamente anche così l'azienda comunque si può dire alla stampa, può dirlo diciamo in giro, che comunque ha attivato progetti di questo tipo per l'ottimizzazione della mobilità aziendale e per il rispetto dell'ambiente. Chiaramente aumenta il welfare, perché si va ad incidere lì? Perché chiaramente un lavoratore che viaggia in comunità, gioca in comunità, si sente parte di un qualcosa che va oltre anche alla mera attività lavorativa o anche si muove in bicicletta e quindi è più, diciamo, in forza fisica e comunque sono tutte attività che vanno ad incidere sul welfare. I parcheggi liberi, un problema che abbiamo visto che hanno veramente tante imprese, soprattutto nelle grandi città, magari imprese storiche che si ritrovano comunque ora in centri, in contesti urbani, dove non hanno neanche la possibilità di accedere a tanti parcheggi, di offrire tanti parcheggi. Chiaramente la società, la responsabilità sociale d'impresa è, come vi ho già detto, il team building, perché con la gamification l'utente gareggia e si confronta anche con gli altri utenti. Diciamo, il tema della gamification ha dimostrato degli incentivi, ha dimostrato come può essere molto efficace per un cambio di abitudini degli utenti. Io cito sempre come esempio la raccolta differenziata, dove in molti comuni sono stati dati degli incentivi per permettere questo switch di abitudine all'utente. Adesso gli incentivi non ci sono più, ma gli utenti continuano a farla la raccolta differenziata senza problemi. Quindi permette un cambio radicale e si va a lavorare molto direttamente sull'obiettivo, diciamo. Il mobility manager, come si diceva, è una figura che è stata definita col decreto Ronchi del 98 e con il decreto del 12 maggio, sempre il decreto rilancio. È stato abbassato, in realtà è stato alzato il limite con cui bisogna nominare questa figura. A oggi, cioè in realtà dal 30 novembre, tutte le aziende con almeno 100 addetti devono aver nominato il mobility manager e devono aver redatto il piano spostamenti casa lavoro. Che cosa vuol dire questo? E questo lo dico, mi rivolgo soprattutto alle aziende che ci seguono, alle imprese che hanno almeno 100 lavoratori. Vuol dire che, dato che abbiamo un decreto sostegni bis che garantisce un fondo da 50 milioni di euro per attivare progetti di mobilità smart in azienda, sappiamo che il mobility manager normalmente, quello aziendale, non ha grandi risorse per operare, diciamo, perché l'azienda comunque non investe tanto. Quindi questo fondo da 50 milioni potrebbe essere molto importante. Sappiamo che le aziende con almeno 100 dipendenti al 30 novembre devono aver nominato queste figure e redatto il PSCL, a prescindere dal fondo. A quel punto dico, facciamo 2 più 2, acceleriamo un attimo i tempi, cerchiamo di redigere il PSCL al 31 agosto e qui vi aiutiamo noi. E in questa maniera l'azienda ha, diciamo, rispettato l'obbligo, l'onere del 30 novembre e in parallelo con le stesse risorse ha anche avuto la possibilità di avere accesso al fondo da 50 milioni per attivare progetti come Pin Bike in azienda. Il piano degli spostamenti casa lavoro entrerà anche qui più nel dettaglio il dottor Menichetti, che comunque curerà, diciamo, questa attività. E, come vi dicevo, è un'attività programmatica in cui si cerca di definire un documento con cui si dice l'azienda ha questi problemi, ha questi aspetti di mobilità che devono essere migliorati e da qui si possono migliorare con questo tipo di attività, perché abbiamo fatto una serie di sondaggi, abbiamo visto che il lavoratore preferisce non andare in bicicletta perché magari la sede è fuori dal contesto urbano, quindi si potrà istituire un servizio di carpooling o un servizio di navetta, magari mettendosi in relazione anche con Mobility Manager d'area, che sarebbe il Mobility Manager, diciamo, del comune. Giusto così, due parole su che cos'è Pinbike. Pinbike è una realtà che è nata nel 2018, siamo praticamente al quarto anno. Il primo progetto vero attivato è quello nel comune di Bari. Per i cittadini del comune di Bari fu attivato un pilota a maggio del 2019 che coinvolse 1.000 utenti,
Da quest'anno il Comune, vedendo gli importanti risultati e soprattutto i risultati che sono oggettivi e monitorabili, perché questa è una delle cose più belle, degli aspetti più belli di questo sistema, ha deciso di estendere da quest'anno il sistema a un numero indefinito di cittadini. Quindi qualsiasi cittadino voglia partecipare al progetto, fa richiesta del kit, lo ottiene dal Comune. E pedala guadagnando. Il comune di Bari rilascia a Bari un cittadino può ricevere fra premio in classifica e rimborso chilometrico fino a 70 euro al mese dal comune, bonificati direttamente sul conto corrente. Subito dopo partì un progetto con 5T, un'azienda municipalizzata della regione Piemonte, che ha coinvolto 11 comuni con capofila Collegno. E nel 2020 poi è partito il progetto PESOS nel comune di Pescara, successivamente il progetto nel comune di Bergamo, Bergamo Bus and Bikes. Siamo il primo sistema di rilascio di incentivi al Bike to School specifico, perché abbiamo attivato il progetto in un liceo a Sassuolo, ha intercettato dei fondi e sta rilasciando incentivi agli studenti, agli insegnanti e ai lavoratori in genere dell'istituto per quanto vanno in bicicletta a scuola. E con orgoglio vi posso dire che ad aprile del 2021 è partito il progetto per i lavoratori della ASL e del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Sono due realtà aziendali che insieme vanno a coprire circa 12.000 utenti, sono molto grosse e siamo orgogliosissimi perché l'anno prima l'ASL, il Mobility Manager dell'ASL, aveva attivato lo stesso progetto con meno fondi utilizzando un sistema solo app. Ha visto in questo anno di sperimentazione che gli utenti baravano, pedalavano anche di notte, non si capiva, c'erano alcuni che facevano veramente troppi chilometri, mi è stato riferito, e a quel punto, dato che da quest'anno hanno incrementato le somme per il progetto, hanno deciso di rivolgersi a noi che siamo una tecnologia sicuramente più solida, cioè siamo l'unica tecnologia che riesce a certificare questo tipo di spostamenti. Da maggio, infine, il progetto è partito nel comune di Foggia, sempre per i cittadini, e a Foggia è stato il primo progetto che ha incluso anche le attività commerciali della città. Che cosa vuol dire? Al posto di dare un bonifico, in busta paga, la somma in busta paga o tramite bonifico direttamente all'utente, l'utente pedalando riceve un voucher, un codice che può spendere in qualsiasi negozio della sua città. Quindi entro il 10 del mese successivo il bonifico c'è sempre, ma avviene a favore dell'attività commerciale. In questo modo, a livello di progetti comunali, il sistema acquisisce un secondo obiettivo, che è quello di incentivare anche promuovere il commercio di prossimità. Prossime attivazioni sono quelle che vedete: Napoli, Brindisi, Taranto, sono tre comuni che hanno vinto un fondo con cui attiveremo il progetto, e sarà attivo sicuramente per la primavera del 2022. È notizia freschissima, l'abbiamo saputo praticamente alla fine della scorsa settimana. Il progetto ha vinto un bando degli IIT for Urban Mobility, è un ente della Commissione europea, e un partenariato che ha coinvolto sei nazioni, fra cui ci siamo noi, due centri di ricerca, uno greco e il KTH di Stoccolma. E il progetto nel 2022, esattamente fra marzo e aprile, partirà nelle capitali di Istanbul e Tallinn e nella città di Braga in Portogallo. Ho terminato, grazie, e per qualsiasi domanda sono qui a disposizione, potete anche scriverla in chat. Grazie. Grazie, grazie Nico. Abbiamo ben capito di che cosa stiamo parlando. Mi sembra di poter dire che in Italia siamo un po' specialisti in tecnologie di controllo antifurbi, perché sono partiti così anche i varchi telematici, di cui siamo in questo momento leader in Europa. Però da tecnologie di solo controllo antifurbi, in realtà poi vengono fuori dei progetti di forte innovazione con cui puoi fare servizi, con cui puoi determinare tariffe, con cui puoi fare politiche di governo, con cui puoi fare anche dei servizi personalizzati, proprio perché il mondo della mobilità e dei nostri cittadini e cittadine è un mondo molto variegato. E le nuove tecnologie ti consentono anche di calibrare meglio le politiche di regolazione verso la cittadinanza. Quindi, da questo punto di vista, sono molto, molto interessanti. E
Ho fatto questo parallelo perché ho in mente l'avvio dei sistemi telematici negli anni 90, che adesso sono diventati un pezzo di politiche di mobilità, ma che erano nati esattamente con la logica di evitare che se uno non aveva accesso alla ZTL, non bastava, come mi spiegò un assessore di Brema, mettere un cartello dicendo qui non passi e quello non passava da noi, bisogna fare qualcosa di più, però è importante che in Italia siamo poi riusciti a trasformare queste tecnologie di puro controllo anche in attività molto più innovative e utili per chi deve muoversi, quindi un atto, diciamo, cittadini, ma anche chi deve poi pubblica amministrazione o aziende governare la mobilità. Prima di passare la parola a Marco Menichetti, c'è una domanda di una complicazione unica rivolta a Nico. Se vuoi rispondere, naturalmente ultra brevemente, perché il tempo scorre per tutti, anche per noi, però ho notato che è veramente una domanda di un super espertone. Non so se Nico vuoi rispondere subito. Sì, qui si chiede che differenze oggettive ci sono per un comune insieme ad una scuola o più scuole per accedere ai fondi. Quindi in pratica la domanda dovrebbe essere collegata soprattutto ai fondi, cioè che differenza c'è fra una scuola e un comune la modalità di accesso ai fondi. In realtà posso dirvi che l'accesso al fondo dovrebbe essere uguale sia per le scuole sia per un comune soprattutto. Perché questo? Perché il decreto dice che i fondi saranno gestiti in capo agli enti locali. Il comune è un ente locale, quindi che cosa vuol dire? Che bene o male sarà prima di tutto interesse del comune poter dare, accettare, accogliere tutte le domande che avverranno prima di tutto dalle realtà che risiedono dentro alla città, al suo comune. Spero di aver risposto. C'era una domanda precedente ancora più veramente per me quasi illeggibile, quella delle, mi sembra, non so se vuoi rispondere anche sinteticamente Rispondo. anche a questa. Quindi proporre sistemi di gamification per lo sharing o la mobilità sostenibile mediante l'utilizzo degli NFT, non fungible token. Cosa ne pensate? In realtà è la prima volta che sento nominare gli NFT non fungible token. In ogni caso, il sistema Pinbike, che ha un sistema che funziona in maniera diversa, può essere applicato sia a qualsiasi servizio di sharing, fondamentalmente. Parlo del bike sharing, chiaramente, dei monopattini. Quando ho letto NFT pensavo più a una tecnologia collegata ai sensori di prossimità, ai beacon, ma credo che forse sono due tecnologie diverse. Ecco, direi di andare avanti perché già io comincio a essere un po' confusa. No, sto scherzando, naturalmente. Voglio riassumere una cosa per i nostri, per chi ci segue. Allora, esiste il DL 73, come ho detto, approvato dalla Camera con un articolo che contiene dei comma che dà questi 50 milioni per la mobilità sostenibile, in particolare però legato al fatto che le aziende o le scuole si dotino di mobility manager e di piani spostamenti casa-lavoro entro il 31 agosto. Quindi da qui, ripeto, l'urgenza di fare anche l'evento di oggi. Lo stesso decreto, gli stessi comma dicono anche un'altra cosa della serie che ci confonde definitivamente le idee, che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile entro 60 giorni, quindi 24 luglio, 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, dovrà emanare questo in risposta anche alla prima domanda a cui ha risposto Nico, un decreto con cui chiarisce i criteri di riparto in modo da definire bene a chi devono andare, cioè soprattutto con quali criteri con cui poi ci si candiderà, e che dovranno essere utilizzare anche gli enti locali, cioè della serie, il Ministero non darà direttamente le risorse alla singola azienda o alla singola scuola, ma ci sarà sempre un lavoro di intervento, di monitoraggio. Vedremo cosa dice questo decreto. Direi che abbiamo pronto un prossimo webinar in modo da poter subito chiarirci le idee su questo fronte, o comunque chi vuole lasciare la mail, possiamo poi informare e mandargli il decreto, proprio perché lì si capirà meglio, probabilmente
il comune dovrà avere adottato un PUMS, il comune dovrà essere all'interno di una strategia, insomma, non soldi buttati un po' là, ma probabilmente il ruolo dell'ente locale dovrà essere sempre quello un po' di far rientrare questa specifica strategia, ripeto, rivolta alle aziende e al mondo scolastico all'interno di una strategia di mobilità sostenibile della propria città. E quindi vedremo questo ulteriore decreto che cosa prevede. Io do subito la parola a Marco Menichetti, lo presento per chi. Perdonami Anna, rispondo giusto a Marco Iacobellis. Sì, gli NFT, ho fatto una ricerca velocissima, sono collegati alle criptovalute. Quindi che cosa vuol dire? Sì, certificano, ma la criptovaluta certifica il bit, diciamo, cioè certifica il fatto di avere una somma di denaro o qualcosa. Quindi assolutamente può essere, ne abbiamo sempre parlato anche con Pinbike, perché dobbiamo rilasciare denaro vero e proprio, non possiamo creare una criptovaluta, è sempre rimasta aperta, diciamo, questa idea, perché è facile collegare la gamification con le criptovalute. Vediamo, assolutamente sì, non è una brutta idea comunque. Bene, vedo che qui appunto i ragazzi sono molto, scusate, dico i ragazzi per dire esperti, competenti, che sono in grado di rispondere in tempo reale su cose di una certa complicazione. Credo questo a conferma della qualità delle cose che stiamo facendo. Do subito, dicevo, la parola a Marco Menichetti, che per noi che ci occupiamo di trasporti è una conoscenza storica, diciamo così, perché si è sempre occupato di mobilità sostenibile, bicicletta in diversi ruoli e qui è nella veste di diciamo consulente collaboratore con Pinbike, evidentemente, e secondo ruolo presidente associazione esperti promotori mobilità ciclistica. Magari se insieme alla spiegazione sul merito del provvedimento, se ci spieghi anche. Abbiamo capito cos'è Pinbike, magari sappiamo meno di questo nuovo, di questa nuova associazione di esperti promotori della mobilità ciclistica, che è anche una novità italiana. Questo conferma che c'è molto fermento e ci sono molte cose che si stanno muovendo. Non ho detto i titoli, ma li vedete qui. La figura del Mobility Manager, gli obiettivi e gli adempimenti per le imprese italiane. Il piano spostamenti casa lavoro, che cos'è e come si fa? Prego. Grazie Anna, grazie anche per la presentazione, per avermi ricordato come figura storica. Naturalmente mi sono ritrovato molto anche nelle parole, nel ricordo dei primi passaggi che ci sono stati con l'avvio del percorso del Mobility Manager, dell'istituzione del Mobility Manager attraverso il famoso decreto Ronchi, che poi riscorreremo un attimo con le mie slide e con la mia presentazione. Qui, come dicevi, sono in veste di consulente e persona che lavora per Pinbike, che collabora con Pinbike, in particolare per questo tema del coinvolgimento delle aziende nella redazione dei piani spostamento casa lavoro. Mi fa molto piacere comunque ricordare e accennare questo ruolo che ho assunto da poco, da 2 settimane, di presidente dell'Associazione degli esperti promotori della mobilità ciclistica. È da alcuni anni che l'Università di Verona, assieme all'Associazione FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, e un pool di esperti, ha organizzato e certificato con un corso post laurea, persone esperte e quindi qualificate a intervenire a lavorare nell'ambito della mobilità sostenibile, in particolare nella promozione e nello sviluppo di tutti quelli che sono i progetti di mobilità legati alla bicicletta. Io ho conseguito questo, ho seguito il corso, ho conseguito questo certificato, ci siamo costituiti poi come associazione proprio perché sentiamo che c'è molto bisogno e esigenza di competenze, di far conoscere che ci sono persone che sono dedicate alla mobilità e che possono essere di supporto sia alle amministrazioni pubbliche che alle aziende, ma anche alle associazioni che si muovono in questi campi. Avremo occasione anche
penso di collaborare, di fare iniziative assieme a Kyoto Club. Stiamo parlando soprattutto di formazione e di informazione per chi è interessato a sviluppare progetti e iniziative che vanno in questa direzione. Io riprendo e scorrerò anche abbastanza velocemente la mia presentazione perché molte cose sono state già dette, incentrate su quello che è il prodotto e il servizio che dà Pinbike. Riparto un po' da dietro solamente per dare alcuni input e alcune indicazioni molto, secondo me, molto importanti. Noi stiamo parlando di mobilità, di sostenibilità e ambiente, affrontandola a tutto tondo, guardandola, ecco, dal mondo delle scuole, così come quella delle aziende private e delle istituzioni. E ritengo che uno dei motivi principali sia un elemento che tante volte viene un po' sottovalutato, che è la questione della congestione del traffico che viviamo un po' in tutte le nostre città, nei nostri territori. Ecco, un dato, questo è vecchio del 2008, ma è stato riconfermato in altre analisi da altri soggetti, da altre istituzioni. E comunque l'Agenzia Regionale Campana per la Sicurezza Stradale aveva calcolato che all'anno noi rimaniamo, cioè nella nostra vita, scusate, rimaniamo 10.000 ore intrappolati nel traffico. Quindi non c'è solamente un tema di inquinamento che vedremo, che sappiamo già, non c'è solamente un problema anche di poter accedere ad altri servizi, ma c'è proprio una inefficienza di un sistema che poi si lega a quella che è anche invece la necessità, prima di tutto, delle aziende di operare e lavorare in un territorio in cui prima di tutto i dipendenti si possono muovere bene e arrivare anche un po', diciamo, non stressati, quindi anche felici al lavoro, e poi ecco, svolgere tutte le loro attività nell'arco della giornata senza doversi continuamente confrontare col tema della congestione. È un tema che ha visto ulteriori sviluppi, ulteriori analisi in questo periodo di Covid. Ora si parla di post-Covid, in cui il distanziamento sociale, ma anche le abitudini hanno iniziato a cambiare. Però dobbiamo prendere al balzo l'occasione proprio di riguardare e rivedere tutta una serie di elementi e di modi di organizzarci la vita e organizzare il nostro tessuto economico, sociale e urbano delle nostre città. L'altro elemento fortissimo, lo sappiamo tutti, è quello dell'ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici, dell'opportunità, ecco, di fare anche business e diventare concorrenti rispetto ai nostri competitor, sia come sistema paese che come singole aziende, perché ci impegniamo e andiamo velocemente verso la neutralità. Dobbiamo andare e possiamo puntare alla neutralità da un punto di vista delle emissioni di CO2. Il comparto trasporti è quello che in tutti questi anni, anche se degli impegni c'erano già, ha prodotto ulteriori aumenti delle emissioni. È di ieri la presentazione da parte della Commissione europea del nuovo pacchetto clima, delle proposte. Una di queste va nella direzione dello stop della vendita, alla vendita di auto a benzina e diesel per il 2035. Quindi vediamo che una serie di scelte sono ormai importantissime e ineluttabili, e forse c'è la necessità di arrivarci per primi per essere ancora una volta concorrenziali. A questo si collega un ultimo tema, ma forse il più importante. All'interno, cioè durante la nostra vita, ma all'interno delle stesse aziende, ormai si punta a un benessere sociale, ambientale, a offrire anche garanzie e opportunità di welfare ai propri dipendenti. E questo perché, come diceva benissimo Platone, noi non bisogna tenere in massimo conto il vivere come tale, ma proprio puntare a vivere bene, a sentirci soddisfatti di quello che facciamo, farlo bene e poter quindi andare in quella direzione. L'idealità si confronta poi con le opportunità, con gli strumenti che iniziano ad essere messi in campo. Uno di questi ha fatto benissimo
CEO di Pinbike, Domenico Capogna, a ricordarlo, sono i fringe benefit esentasse che possono arrivare fino a oltre 516 euro all'anno per dipendente, che possono permettere dei cambiamenti positivi fatti a questo punto neanche più dalla singola persona, ma coordinati all'interno dell'azienda. E questi cambiamenti puntano non all'eliminazione dell'auto, dell'uso dell'auto privata, non al pensare a un tessuto economico che non guardi all'innovazione, che non guardi alla tecnologia, alle infrastrutture, ma a un nuovo modo proprio di muoversi, di vivere gli spostamenti, di essere presenti in azienda o addirittura oggi di potersi organizzare per andarci solo qualche giorno della settimana a fare riunioni come stiamo facendo a distanza e altre cose di questo tipo. Questo può avvenire promuovendo al massimo il mobility mix, quindi una proposta, un insieme di opzioni che ognuno di noi durante la giornata può considerare, dall'utilizzo delle biciclette al trasporto pubblico, all'auto a noleggio, il taxi, tutti quelli che esistono nei sistemi di sharing che stanno avvenendo, le navette aziendali e il pooling, anche lì declinato in vari modi. Dobbiamo, anzi, siamo già ormai in questa era e dobbiamo sfruttarne al massimo le potenzialità che ci sono collegate alla tecnologia che le mette in connessione. La figura del mobility manager, l'abbiamo ricordato, è stata istituita con il decreto Ronchi. È una persona che fin dall'inizio, un soggetto che doveva andare a cogliere e ha fatto in alcuni casi quelle opportunità anche di mix della mobilità, ed ha avuto la possibilità, ecco, di essere istituito nelle grandi aziende negli anni scorsi, mentre oggi, con il decreto rilancio, diventa obbligatorio nominarlo in quelle che sono le aziende e gli enti pubblici con più di 100 dipendenti, nelle città, nelle aree metropolitane da 50.000 abitanti almeno, e quindi si sta richiedendo uno sforzo ulteriore ad aziende, enti pubblici, alle scuole, come si ricordava, per andare a nominare mobility manager, farlo lavorare veramente e fortemente su questi temi, lavorare alla redazione del piano annuale spostamenti casa lavoro, che è un piano, ora poi lo vedremo un pochettino più nel dettaglio, ecco, non viene redatto una volta e poi è finito il percorso, è un continuo miglioramento che deve andare avanti, che deve, è un processo di total quality, un processo che punta al miglioramento continuo. Il decreto bis, sostegni bis, è stato già più volte ricordato, è il motivo per cui siamo qui, ed è il motivo anche per cui si sta facendo, ci si sta approntando e siamo a disposizione per poter essere a sostegno. C'è da fare i piani spostamento casa lavoro entro il 31 agosto 2021, quindi in un mese e mezzo. La raccolta dati, l'elaborazione e la proposta vera e propria che poi venga gestita dal Mobility Manager. Il Mobility Manager, ne abbiamo parlato tanto, io voglio ricordare solamente alcuni aspetti, alcune specificità di questa persona, che non per forza deve essere, diciamo, individuata all'esterno dell'azienda e chiamata con nomina specifica. Può essere assegnato questo compito a chi già all'interno ha anche altri compiti, altre funzioni, però deve sentire proprio questo ruolo, deve capire che ha dei grandi obiettivi da dover raggiungere. È quasi, mi permetto di dire, una figura di prestigio, un ruolo di prestigio su cui lavorare, su cui investire veramente all'interno delle aziende. Deve essere una funzione trasversale e deve essere una persona selezionata e aiutata
a poter lavorare perché ha una visione a tutto campo, con competenze tecniche di pianificazione, ma anche disponibilità a fare rete, al coinvolgimento di dipendenti, persone, stakeholder che vengono dall'esterno, perché ecco, mettere assieme, costruire la rete dei servizi e farla conoscere a chi poi li deve utilizzare è un impegno molto, molto importante e molto, è una challenge, come si dice, molto alta e molto gratificante. Non dimentichiamoci che però alla fine deve essere persona che propone soluzioni fattibili, efficaci e aggiungo anche desiderabili. Il cambiamento deve essere desiderabile, deve essere voluto dagli stessi dipendenti, dagli stessi anche dirigenti d'azienda che si lanciano in questa esperienza. Cos'è il piano spostamenti lavoro? Anzi, di che cosa si compone? Il piano spostamenti casa lavoro da redigere e poi da gestire, da vedere nascere e pian piano crescere tra le mani, ecco, del mobility manager, ma di tutto lo staff e di tutte le persone che poi collaboreranno e lavoreranno assieme. Innanzitutto, per fare un buon piano spostamenti a casa lavoro, ci vuole una buona analisi a monte. Bisogna raccogliere dati sullo stato dell'arte degli spostamenti dei propri dipendenti e non solo, anche di chi collabora, anche dei fornitori in alcuni casi, comunque di tutto quello che l'environment aziendale su cui si opera. C'è necessità di fare delle analisi spaziali dei domicili, quindi da dove partono, quando partono, in che modo si muovono i lavoratori, quando vanno e con che frequenza vanno nella loro sede, di lavoro. C'è bisogno di, attraverso sia questionari qualitativi che quantitativi, anche descrittivi, fare analisi spaziali e qualitative delle sedi di lavoro, del motivo anche per cui una certa sede viene dedicata maggiormente, ad esempio, alla presenza di un certo tipo di lavoratori, un certo settore dell'azienda, e ancora di più c'è bisogno di distribuire, analizzare bene, entrare nel merito di quelle che sono le analisi, distribuire un questionario e valutarlo molto bene, valutare, entrare nel merito delle risposte che vengono date sull'analisi e quindi fare un'analisi motivazionale delle scelte, dei servizi e dei mezzi di trasporto utilizzati dai dipendenti. Sempre di più il dipendente non si muove con un unico mezzo di trasporto o sempre con lo stesso mezzo di trasporto durante la settimana, nel mese di attività di presenza nella sede lavorativa. Bisogna capire perché, se è collegato alle modalità in cui deve erogare la propria prestazione lavorativa o perché all'intorno c'è da organizzare meglio strutture e servizi a supporto. E infine, cioè, una volta fatta l'analisi, si arriva a quello che poi sarà il vero e proprio piano, il vero lavoro che aspetterà, che dovrà partire nei mesi successivi. Innanzitutto, ecco, redare lo studio di fattibilità degli spostamenti casa lavoro, che è quello che si aspettano anche le norme entro ora il 31 agosto per poter accedere agli incentivi, e poi anno per anno sarà da riaggiornare, se non addirittura rielaborare ex novo. All'interno di questo piano, di questo studio di fattibilità, già prevedere un sistema di incentivi per spostamenti e comportamenti sostenibili, perché non solo c'è la possibilità di introdurre modalità e servizi innovativi di mobilità, ma bisogna anche attivarsi in un'ottica push, in un'ottica incentivanti, in un'ottica in cui si cerca di scoraggiare comportamenti un po' ormai obsoleti, ma soprattutto si va a premiare chi va in un'altra direzione. La foto che vedete qui a fianco è quella dell'Università Utrecht in Olanda. Voi direte è facile giocare nella patria della bicicletta, però lì, ecco, queste foto lo dimostrano. Tutti i lavoratori, in questo caso i professori,
si organizzano, vanno in bicicletta quotidianamente, ma addirittura organizzano raduni, iniziative, momenti di promozione di questo che diventa non solo un modo di spostarsi, ma un modo di vita vera e propria. Il piano, una volta fatto, una volta definito nelle situazioni principali, nel sistema di incentivi, ecco, deve partire, deve essere implementato e ricordiamoci, deve prevedere un monitoraggio costante e continuo delle azioni che saranno messe in atto per poterle valutare, migliorare, correggere, intervenire, ma anche poter fortemente poi comunicare i risultati. A questi aspetti, a questi passaggi importantissimi su cui noi siamo disponibili ad accompagnare le aziende, tutti quelli che vogliono intraprendere, fare questa scelta, andare in questa direzione, si diceva dobbiamo anche pensare alla formazione. La figura del mobility manager non deve essere lasciata sola, deve crescere nel tempo, deve acquisire competenze, ma anche confidenza con il tema e con il ruolo che sta svolgendo. Ed è per questo, ecco, che noi pensiamo a un vero e proprio corso a supporto di mobility manager, dei momenti di affiancamento, delle possibilità di approfondimento di quelle che sono le tematiche principali da dover gestire. Quindi conoscere bene profilo, compiti e obiettivi del mobility manager, capire come elaborare e leggere, se viene fatto dall'esterno, il piano spostamenti casa lavoro che è stato prodotto, capirne i rischi e coglierne tutte le opportunità. Utilizzare questo percorso, che non è solo quello della redazione del piano, ma proprio puntare alla mobilità sostenibile per favorire quindi una nuova immagine dell'azienda, che è al centro di un sistema, che fa network, che comunica la propria mission verde, che dimostra nei fatti di essere attenta, di puntare, avere proprio, fare take care del sistema, delle persone con cui interagisce, e poterlo, ecco, comunicare e diventare veramente fattore di competitività e di messa al centro anche della propria immagine. Infine, all'interno di questo percorso, ci confronteremo, si approfondirà tutto quello che è il tema della mobilità legato alla tecnologia e all'innovazione. Cioè l'azienda, insieme con le amministrazioni o coordinate dalle amministrazioni, ecco, l'azienda e le aziende possono diventare, anzi devono essere, un vero e proprio living lab della smart city del prossimo futuro, dove avvengono certi processi, ma soprattutto si adottano politiche, si fanno scelte collettive, in alcuni casi anche personali, che puntano tutti assieme nella direzione dello star meglio e del futuro sostenibile per tutti noi. Questi sono i miei riferimenti. Naturalmente abbiamo solamente buttato alcuni accenni e siamo entrati un pochettino nel percorso e nelle modalità con cui noi possiamo essere a supporto di chi è interessato. Niente, lascio la parola ad Anna e a chiunque eventualmente avesse domande o necessità di approfondimento. Grazie. Grazie Marco Menichetti, qui sono i suoi riferimenti e devo dire che ci sono diverse domande a cui potete rispondere. Ce n'è una che delle dunque me l'hanno abbiamo qui una chat, una molto semplice a cui rispondo io perché penso di poter interpretare bene il decreto che ho naturalmente qui sotto in caso di dubbi. Ci viene chiesto anche il ride pooling, cioè trasporto collettivo, navetti aziendali o scuolabus, è tra le soluzioni di mobilità sostenibile che rientrano nel decreto? Allora, io penso questo, che il decreto dice chiaramente che va incoraggiata la mobilità sostenibile e fa 3-4 importanti esempi. Tra
dice incluse iniziative di piedibus, carpooling, car sharing, bike pooling e bike sharing. Quindi ritengo che se all'interno di un piano di spostamenti casa-lavoro, se è all'interno di un piano spostamenti casa-scuola, con un mobility manager che ha strutturato un insieme di proposte, anche delle soluzioni, diciamo, di pooling innovativo siano ammissibili. Naturalmente non credo che il decreto serva a finanziare gli scuolabus stabili delle scuole che hanno altre regole, altre forme, diciamo, anche di finanziamento là dove ci sono, naturalmente. Però se all'interno di una strategia di intermodalità o di, così almeno interpreto io, di diverse opzioni, sicuramente anche una navetta aziendale o una navetta scolastica, ecco, la chiamerei così più che lo scuolabus, che è una cosa piuttosto precisa e che molte realtà hanno già, ritengo che si possa finanziare. Perché naturalmente il decreto lascia al piano degli spostamenti la scelta del mix, del giusto mix di soluzioni legato naturalmente alla realtà territoriale, scolastico e aziendale di cui abbiamo su cui poi si va a fare il vero e proprio piano di spostamenti. Quindi il decreto in effetti lascia aperte diverse possibilità. Sempre, ripeto, con questo carattere innovativo. Non devo fare del trasporto pubblico o dello scuolabus, devo fare qualcosa di aggiuntivo verso il trasporto pubblico e infatti anche il decreto è motivato così come forma di integrazione o il trasporto scolastico. Tra l'altro facciamo notare, non l'abbiamo detto perché ancora non ci è balzato agli occhi, ma credo che ormai tutti quelli che ci ascoltano e quelle che ci ascoltano l'abbiano capito. Che per le aziende fare un piano di spostamenti, se non ce l'hanno già entro il 31 agosto, è una missione molto complessa, da qui anche l'opportunità di avvalersi di Pin Bike, naturalmente. Per le scuole è veramente un problemone, perché le scuole in questo momento sono chiuse, quindi credo sia piuttosto complicato. Sono chiuse all'esterno, poi magari internamente stanno lavorando, io questo non lo so, per cui un tema che noi ci auguriamo venga ascoltato, è possibile che questi siano tempi un po' troppo stretti e che magari in futuro si possa anche concedere una proroga, soprattutto per il mondo scolastico. Però al momento, ripeto, la Camera ha approvato così com'è il testo, per cui il 31 agosto rimane la data di riferimento. Quindi è bene correre per evitare qualsiasi sorpresa, insomma, non facciamo conto sul fatto che avremo la proroga perché rischiamo di rimanere tutti un po' delusi, non sappiamo da questo fronte. Ancora c'erano altre domande. C'è una domanda, viene più da un'amministrazione che chiede, non so se vedete questa domanda, non so se ad esempio Marco delle 16:25 o Nico. Dice, visto che si parla di aziende, posso chiedervi se il comune di competenza deve avere, oltre il suo mobility manager dell'ente, anche il mobility, scusate perché è scritto piccolo, manager d'area, oppure si tratta di una figura non obbligatoria? Quindi non so se adesso la domanda è un po' più complesso, un po' più complessa, non so se volete già rispondere, poi. Comunque qui avete visto tutte le mail, eventualmente possiamo trasferire anche queste domande direttamente ai soggetti. Non so se qualcuno è in grado già di rispondere sul Mobility Manager d'area, se è una figura obbligatoria oppure meno. Devo essere sincera, non ho le idee chiare neanche io, stranamente. No. Anna, Prego. guarda, rispondo io, ma purtroppo c'ho dei problemi di webcam, non so, è scomparsa e non credo mi vedete in ogni No, caso. ti vediamo, almeno io ti vedo. Vediamo, ti Allora, vediamo. non mi vedo solo io, perfetto. Ecco, E sì. allora, in pratica, il decreto rilancio, quello del 12 maggio, ha abbassato i limiti a 100 lavoratori per le imprese
per le imprese in generale, ma comunque il decreto, sia quello del 98, il decreto Ronchi, sia questo qui, il decreto rilanci, va a definire comunque obbligatoria anche la figura del mobility manager d'area. Anzi, in realtà era prima di tutto, è sempre stata obbligatoria per gli enti pubblici e per le aziende pubbliche. Per le aziende private valeva il limite dei 300 lavoratori, adesso è stato abbassato a 100, ma comunque va nominato in ogni caso. Ok, c'è un'altra domanda. Quali forme di finanziamento prevede il decreto per le aziende che predispongono il piano entro il 31 agosto? Si domanda, immagino, qualche azienda che ci sta seguendo. Prego, rispondete chi volete. Sì, rispondo sempre io e come dicevi anche tu, Anna, il decreto attuativo verrà pubblicato a brevissimo, dovrebbe essere il 24 luglio, quindi fra 9 giorni. Col decreto attuativo, quindi con questa specie di bando, verranno definite, le modalità con cui poi saranno erogati i fondi praticamente. Sappiamo che saranno in capo agli enti pubblici e quindi ai comuni. E sappiamo che c'è una distinzione fra cui di quei 50 sono 15 destinati agli istituti scolastici e 35 destinati alle aziende private, alle aziende non private, perdonatemi, alle imprese in generale. Quindi bisogna un attimo aspettare, ma diciamo noi il webinar e comunque questa nostra offerta la facciamo prima del bando del decreto attuativo, appunto perché la redazione di un PSCL porta via almeno 3 settimane, e se dobbiamo avere, diciamo, il PSCL pronto il 31 agosto, comunque ci dobbiamo mettere subito al lavoro per chi è interessato. Sì, diciamo che il decreto chiarirà i criteri di riparto, però non c'è dubbio che già il decreto madre, diciamo, di riferimento, già indica che la mobilità sostenibile è l'obiettivo, che è una serie di misure, carpooling, car sharing, piedibus, eccetera, bicicletta, sono quelli, diciamo, non dico preferite, ma insomma sicuramente verranno incentivate, per cui ci aspettiamo, almeno io mi aspetto, che nel decreto ci siano sicuramente queste misure, oppure anche altre, ma che dimostrino chiaramente che stiamo parlando di mobilità sostenibile, insomma. Quindi poi adesso un po' il mix di interventi, non voglio dire che ormai è noto, però le cose da fare in effetti poi sono queste, insomma, quando si parla in questo caso soprattutto di aziende, mondo scolastico naturalmente. È chiaro che non fai per i lavoratori il piedibus, questo mi sembra evidente, però magari, non so, anche lui incoraggi una intermodalità treno più bici, oppure puoi fare delle navette aziendali legate perché qui è vero che i piccoli comuni sono esclusi, nonostante che qualche piccolo comune abbia sul proprio territorio delle grandissime aziende, per cui questa è una distinzione fatta un po' per selezionare. Ma in realtà la complessità e i piani spostamenti casa lavoro lo dimostrano, da dove vengono i lavoratori e dove vanno è sempre molto variegata sul territorio, e quindi costruire i team, costruire la soluzione giusta, capire se c'è una rete, non so, su ferro a cui appoggiarsi, come fare, se c'è la rete ciclabile, i posteggi, lo spazio appunto non so, per esempio per chi fa il carpooling, di un parcheggio dedicato per chi lo utilizza in quattro con un posto privilegiato rispetto a chi viene da solo. Queste sono tutte misure che in parte sono state già immaginate. Ci aspettiamo che ogni azienda si candidi sulla base del suo giusto mix di opportunità rispetto ai propri lavoratori e alle proprie lavoratrici. Vedo un'altra domanda, 16:40 è la domanda. Per Menichetti, cosa si deve predisporre per il 31 agosto? Un'azienda con più di 100 dipendenti non può fare un vero piano in un mese. Nel mese di agosto, punto esclamativo. Infatti Prego, rispondi pure a questa domandona. in parte era già argomento anche delle precedenti domande e delle vostre risposte. E sappiamo tutti che questa è una grossa opportunità, che ha delle difficoltà, l'opportunità di avere questi fondi. Richiariamo bene, l'obbligo alla
istituzione del Mobility Manager e alla redazione dei piani spostamento casa-lavoro, da ora in avanti varrà. C'è la possibilità, in corsa purtroppo, mi permetto di poterlo dire, di invece concorrere alla redazione, quindi a vedersi riconosciuti dei fondi che vanno nella direzione del sostegno di tutte quelle che possono essere delle azioni e degli interventi a favorire la mobilità sostenibile all'interno di questi piani. Il decreto attuativo, come abbiamo detto, sta per arrivare, quindi avremo magari qualche indicazione in più. Io mi immagino, mi permetto anche un po' da esperto, da chi ci lavora su questi piani, da quelli che ne ha viste, in questo mese, entro il 31 agosto, l'analisi deve essere fatta, cioè quindi la raccolta dei dati, la valutazione non solamente quantitativa, ma anche di merito, qualitativa di tutta una serie, almeno di quelle che sono le direttive principali dell'intervento. Cioè, faccio un esempio solo per capire. Se l'azienda dà l'input di voler puntare alla mobilità sostenibile nel settore biciclette, l'analisi verrà fatta su tutto in generale, ma anche per questioni di tempi e di necessità proprio operative. Ci si focalizzerà sia nell'analisi che nella predisposizione del piano a entrare più nel dettaglio e nello specifico in quelle che sono le azioni immediatamente realizzabili e che daranno dei grandi benefici legati a quelle priorità e a quella mission che si è data la stessa azienda. Questo penso possa essere fattibile, proponibile e anche realizzabile. Noi siamo qui perché poi delle risposte anche tecniche ce l'abbiamo, cioè il sistema PIN BY che può essere subito adottato, interventi ancillari come la definizione dei punti di parcheggio. Sto tenendo il caso della bicicletta per capirsi, ma hai fatto benissimo anche il tema del carpooling, per cui puoi vedere dove spostare i parcheggi e renderli più comodi per chi arriva in quattro a lavoro. Ecco, queste cose. Mi sento di dire, si devono fare, devono emergere, probabilmente potendo anche indicare nel piano che una serie di altre azioni vengono fatte come scelte e saranno oggetto di approfondimento operativo in una fase più gestionale e di questo processo che è in continuo miglioramento, come abbiamo detto. Cioè, si deve partire da qualche cosa. Dopo l'analisi si deve partire e fare delle azioni. Io mi immagino dei piani al 31 agosto che dicano ci date questi fondi perché le analisi su quelle cose le abbiamo fatte, perché abbiamo individuato le azioni, abbiamo individuato anche le modalità con cui poter operare. Allora, dall'altra parte, credo sia Magari posso questo. suggerire, non so se Marco sei d'accordo, che magari un'azienda può anche individuare uno specifico settore, i lavoratori che vengono da più lontano, quelli peggio serviti dal trasporto collettivo e focalizzare il piano su un segmento dei propri lavoratori, perché siamo troppo esperti di mobilità per pensare che in 6 settimane, adesso il decreto è pubblicato da un po', in realtà. È pubblicato da maggio, però magari qualcuno se n'è accorto solo di recente, ormai manca 6-7 settimane e sappiamo benissimo che non è facile assolutamente, però se avendo una mappa da dove vengono i propri lavoratori, facendo un rapido, scusate, faccio finta di fare l'esperto, un rapido questionario rivolto ai propri, anche digitale, piuttosto rapido per capire come vengono e come vorrebbero venire, che opportunità ci sono, magari individuare un segmento su cui puntare e su cui ottenere e chiedere poi i finanziamenti, perché dipende anche dalla dimensione dell'azienda, naturalmente, e anche da che sistemi tecnologici digitali ha già in funzione nella propria azienda. Insomma, io vedo che uso. Non vi mettete a ridere, uso come tutti Google, ogni mese mi arriva un report dei miei spostamenti e ho già visto, naturalmente sono miei, sono privati, non li faccio vedere a nessuno, ma credo che sia possibile fare qualcosa anche in tempi rapidi, viste anche le nuove tecnologie e sempre coinvolgendo i lavoratori e
e tutelando naturalmente la privacy dei lavoratori, ma queste sono policy aziendali obbligatorie e naturalmente ci rimettiamo a voi. C'è un'altra domanda che mi sembra molto carina, dice: una scuola che ha già adottato il piano spostamenti casa-scuola prima della pubblicazione del DL 73, cioè quello di cui parliamo, può accedere ai fondi previsti dal decreto oppure deve redigerlo nuovamente? Rispondo io, no, assolutamente. L'importante è aver redatto il piano e aver nominato il mobility manager. Questo almeno dice il decreto. Poi chiaramente, diciamo, queste virgole, queste sottigliezze non possiamo ancora esserne sicuri, ma per come la vedo io, per come interpreto il decreto, non dovrebbe essere un vincolo a Se non redarlo, è un fare la. piano obsoleto, se non è un piano ormai già attuato, Esatto. già passato, Certo, assolutamente. non deve essere un piano del Se non è 10 anni fa, ma. 1350, no, deve essere un piano, insomma, quantomeno attuale, ecco. Certo, non dico degli ultimi mesi, però bene, quindi a questa risposta noi, cioè gli esperti, ritengono che sì, quel piano debba valere, cioè il mobility manager scolastico è un piano, quindi ci si può candidare. Ecco, qua c'è un'altra domandona. Buongiorno, vorrei sapere se è stato definito un impianto sanzionatorio per chi non dovesse adempiere alla presentazione del piano entro il termine di novembre. Beh, credo che la rispondo un po' rapida. No, nessun piano sanzionatorio perché non accede ai fondi, per cui la punizione è quella, cioè tu non entri in un sistema, diciamo, di opportunità, di risorse pubbliche per la mobilità. In questo senso credo sia il sistema sanzionatorio, non un sistema di regole. In realtà in passato si era ragionato verso le aziende che non fanno niente e rientravano almeno sopra i 300, parlo del passato, di mettergli qualche sistema che le incentivasse più che sanzionatorio, insomma, tipo fiscale, insomma, qualcosa. In realtà non si è mai tradotto che io sappia in nulla, però ecco, in questo caso direi che la sanzione è quella che se tu non ti dati del piano, tu non puoi concorrere ai fondi, insomma, quindi penso sia questo. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Anna, credo che in realtà la logica che ha attuato il governo, almeno questo nuovo governo, è un po' quella di PinPipe, cioè non andiamo a sanzionare, ma andiamo a incentivare, diamo dei premi a chi lo fa. È un po' la stessa logica. Cioè, poi, diciamo, sulla presenza delle sanzioni alla nomina, io questa cosa non la so, perché a parte che tutta questa materia è in continua evoluzione, non sappiamo poi se magari verranno messe delle regole nuove che prevederanno anche delle sanzioni, anche perché giustamente se c'è un obbligo, un adempimento, in teoria per essere obbligo adempimento bisognerebbe prevedere comunque delle sanzioni. Questo almeno è la normalità in tutti gli altri ambiti, diciamo. No, io confermo che appunto non accedi al fondo e quindi quella, tra virgolette, è la punizione, ecco, se posso dire. Non credo che si andrà in altre misure sanzionatorie. Magari quelle ci potranno essere a valle se tu hai fatto il piano, ti sei candidato e hai ottenuto i fondi e poi non attui le misure per cui hai ottenuto i fondi. Allora quello entriamo in una fase attuativa completamente differente e che vedremo in futuro, ma già non poter accedere al fondo mi sembra una giusta, tra virgolette, punizione sufficiente a scoraggiare. C'è un'altra domanda, non so, forse Marco che ha fatto anche l'assessore in qualche città italiana, quindi è un esperto anche di pubblica amministrazione. Qualcuno chiede singoli comuni o non unioni, giusto? Questo è anche un tema interessante, perché in realtà la mobilità, come sappiamo, spesso è sovralocale e spesso qua e là ci sono unioni montane, unioni di comuni, insomma, oppure ambiti comunali che sono, diciamo appunto, più vasti. Non so su questo come funziona. Tu hai una risposta a questa domanda? No, nel senso che il decreto parla chiaro di una dimensione minima per quanto riguarda l'obbligo, come abbiamo detto. Per l'accesso ai fondi invece dovrebbe essere
Sì, ecco, sempre nella logica dell'incentivo, quindi non della punizione, ma ti do l'incentivo, scusate che ti do l'incentivo, mi posso attrezzare e quindi penso poter partecipare all'erogazione. Volevo colgo l'occasione Quindi anche per. riunioni di comuni secondo te non ci sono? Allora, non ne parlano direttamente come, quindi come obbligo alla predisposizione di una serie di adempimenti, però credo possano partecipare per addentrarsi nella richiesta e quindi ottenere i fondi. Scusate, Secondo qui c'è me una domanda. dobbiamo aspettare che le indicazioni. Sì, una domanda che però vorrei che rispondeste subito perché mi sembra abbastanza semplice, mi sembra, poi vediamo. Dice, nel decreto attuativo saranno pubblicate le informazioni necessarie da riportare nel piano spostamenti casa-lavoro? A me pare di no, cioè nel senso Sì. che il decreto dovrebbe essere più sui criteri di riparto, il ruolo dei comuni, ma il piano spostamenti casa-lavoro tu lo devi cominciare a fare subito, subito, subito. Esatto, allora diciamo che il decreto attuativo parlerà dell'utilizzo dei fondi e di come verranno organizzati. E, sul discorso del piano seguiranno le linee guida che sono state già redatte dall'Enea qualche anno fa, praticamente, su come viene redatto e sui contenuti che deve avere un PSCL fatto con criterio, diciamo. Ma al 98% seguiranno le stesse linee guida, anche perché non c'è altra letteratura in merito comunque. Quindi il piano spostamenti casa lavoro si può fare subito senza attendere, anzi siamo già a Esatto. tempi ultra stretti, ed esistono come delle linee guida Enea, Sì. di riferimento. Magari, dato che alla fine di questo webinar sul sito Kyoto Club, e poi mandiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che si sono iscritti, manderemo i materiali, alleghiamo anche questo in modo che ognuno possa, diciamo, scaricare e vedere anche co che cosa è previsto, un po' di materiali aggiuntivi. In risposta alla discussione che abbiamo appena fatto, altra domanda, per il quadro sanzionatorio, chi ci ascolta, non so se sia uomo o donna, mi riferisco al termine di novembre, non a quello di agosto, quindi sta parlando dell'attuazione dell'obbligo di nominare il mobility manager. Secondo il decreto, capisco che tra un po' non ci si capisce niente, il decreto attuativo del 12 maggio, che era attuativo del DL rilancio dell'anno scorso. Quindi voi pensate che se un'azienda, che ha più, questa poi è la domanda esatta, adesso è chiara, che ha più di 300 addetti, non fa entro novembre come previsto, la nomina del mobility manager sia soggetta a sanzioni? Le sanzioni per adesso non ci sono, diciamo, non si parla di sanzioni, ci sono i premi per chi lo fa il 31 agosto, si dice che sarà obbligatorio al 30 novembre, ma non sappiamo se per adesso il decreto rilancio, che è quello che parla di questo abbassamento del limite ai 100 lavoratori, ai 100 addetti, non parla di sanzioni, ma non sappiamo se poi verranno previste successivamente. È un po' un Sì, incognito, diciamo. questa è. Vorrei aggiungere solo un elemento, cioè confermo che ad oggi non si parla di sanzioni come non era mai stato e che il percorso è quello infatti del premio. Attenzione soprattutto in questo momento in cui la pubblica amministrazione sta iniziando a gestire processi importanti sia di erogazione fondi in vari ambiti sul territorio, di sviluppo del territorio, di sostegno alle imprese. Potrebbe, non è scritto, ma diventare uno di quei requisiti che ti richiedono quando inserisci i dati come ragione sociale piuttosto che altri elementi dell'azienda, perché l'azienda è tenuta per legge a farlo e quindi potrebbe diventare un campo da dover compilare per passare a certe selezioni, a certe indicazioni. Utilizzo naturalmente il condizionale perché non siamo noi legislatori, però ecco, il processo sta andando in quella direzione, cioè tutti quelli che sono degli adempimenti, non solo in campo ambientale, ma in particolare su questi campi, diventano premi o comunque
elementi che vengono monitorati. Assolutamente così, penso anche la stessa cosa è accaduta, di fatto ormai è già accaduta per i comuni e i PUMS, che se tu non hai un PUMS almeno adottato, perché hanno lasciato un periodo un po' di spazio perché i comuni cominciassero a correre, e in effetti stanno abbastanza correndo, tu non hai accesso a fondi per gli autobus, a fondi per piste ciclabili, reti tranviarie, metropolitane, cioè lo strumento di pianificazione diventa, dove tu mi dimostri che hai una strategia di insieme in cui quel pezzo di finanziamento ha una logica, è diventato un elemento essenziale. Ci abbiamo messo un po' di anni, ma ci siamo arrivati. Penso che anche rispetto, se vogliamo, in prospettiva, ecco, come avete detto voi che siete espertissimi, al momento non ci sono sanzioni, il premio è accedere ai fondi. Se non fai il tuo dovere, non accedi ai fondi, però credo che in prospettiva probabilmente si possa andare anche verso forme molto più stringenti se si deve sviluppare. Così come io penso sempre rispetto a 20, 10, insomma, 20 anni fa, lo dimostra anche questo webinar, con Pinbike. Ormai ci sono dei soggetti che di mestiere aiutano i mobility, e Pinbike è uno di questi, aiutano le aziende a svolgere questo compito. Mentre in passato, io ricordo perché ne ho incontrati tanti, magari erano figure, uno era un esperto amministrativo, un altro era un direttore commerciale, un altro si occupava di marketing, insomma, le figure più disparate, alcune delle figure strepitose, che avevano anche delle idee, conoscevano la loro azienda, che però, come avete detto voi, era un'attività tra le tante che dovevano fare in quell'azienda. Quindi, tranne grandissime aziende che hanno proprio nominato delle figure ad hoc che fanno solo questo, ma sono veramente poche, credo si contino nelle dita di due mani, il resto sono tutte figure che in realtà hanno bisogno di tecnologie, di formazione, di ausili, di strumenti tecnologici anche per fare i conti, per creare i team, per fare i premi, per identificare le politiche, perché non è detto che, insomma, qui c'è anche molta innovazione da fare, perché bisogna anche inventare delle soluzioni, quindi non è facile per chi non fa questo di mestiere, oppure non ha uno sguardo innovativo, perché magari chi lo fa da troppo tempo non ha più idee, chi l'ha appena cominciato non ha tempo di farlo, e quindi il rischio che non si vada nella giusta direzione è sicuramente enorme. E quindi io veramente incoraggio le aziende che, appunto, che hanno questi obblighi, quindi adesso stiamo parlando di quelle sopra 100 abitanti, scusate, abitanti, dipendenti, di appunto avvalersi proprio di stare in rete. Adesso io non sponsorizzo, naturalmente qui siamo con Pinbike, avete visto che loro hanno una proposta che io caldeggio di utilizzare, ma in generale di avvalersi di figure e competenze, proprio perché è un modo anche per innovare anche le proprie aziende. Non è soltanto, perché qui stiamo parlando di welfare aziendale, di benessere dei lavoratori, di utilizzo dei parcheggi e dello spazio pubblico, di tutte le politiche pro bicicletta, dove sono state fatte in altri paesi europei, hanno sempre visto la dimensione aziendale come una dimensione fondamentale per lo sviluppo della mobilità ciclistica. Io ricordo molti anni fa di essere andata appunto a Amsterdam e di aver visitato delle aziende che già allora mettevano a disposizione, oltre allo spogliatoio giusto, naturale, naturalmente per i propri lavoratori, anche uno spazio doccia, gli regalavano l'ombrello per la bicicletta, una pettorina luminosa per farsi vedere, cioè c'erano tante politiche di incoraggiamento verso la mobilità ciclistica, e il lavoratore in modo così orgoglioso seguiva addirittura il premio vacanza, mi ricordo c'era anche, non so, un giorno di ferie in più se pedali fino a tot, insomma, e sto parlando 1995, non 2 ore fa. Ecco, anche noi da questo fronte possiamo fare molto molto di più, e quindi anche per le aziende mettersi in rete, avvalersi di esperti, tenersi in contatto anche con noi di Kyoto Club, in generale con altre associazioni, è un elemento importante proprio per
per stare dentro un sistema che va in quella direzione, dove tutti, naturalmente, noi per primi abbiamo tanto da imparare, chiaramente. Dunque, vedo delle altre domande. Sì, confermo che il provvedimento è stato approvato dall'Aula della Camera il 14 luglio, ieri. Ho controllato stamattina per non avere sorprese, perché se nel frattempo il testo era cambiato, ve l'avremmo detto, perché siamo persone precise. Il testo è rimasto immutato in quella parte, naturalmente poi il provvedimento è stato molto modificato in altre parti. Do per scontato che il Senato non farà modifiche, perché altrimenti mette a rischio la stessa approvazione del decreto, non potendo ritornare, come sapete, abbiamo ancora il bicameralismo perfetto. Quindi direi che il testo, ecco, se volete possiamo mettervi anche il testo fuoriuscito ieri dall'aula, io ce l'ho. Lo posso inoltrare, oppure aspettare, diciamo, direi una settimana, e quel testo diventa legge e possiamo mettere il testo definitivo pubblicato. Adesso forse una settimana di approvazione, un'altra di pubblicazione, insomma, entro 2 settimane. Per cui il testo originale del decreto legge su questo specifico articolo, anzi comma, non è cambiato. Insomma, io se volete vi do quello che ieri è stato approvato in aula, lo mettiamo tra i materiali con questa cautela, che non è quello pubblicato in Gazzetta. Poi magari aggiorniamo sul sito di Kyoto Club, o per chi è interessato, il testo definitivo pubblicato in Gazzetta. Insomma, ve lo mando subito e così lo possiamo rendere pubblico tra i materiali. Insomma, mettiamo testo approvato dalla Camera, diciamo che chi ci ascolta sa che quello sarà preso, cioè o non c'è il decreto o c'è quello, ecco, diciamo. Questa è la sintesi poi alla fine. Non so se ci sono altre domande, direi di no, non ne vedo, quindi direi che possiamo chiudere. Ringrazio naturalmente Pinkbike per aver fornito tutti i suoi contenuti. Avete visto, ma poi lo trovate anche nelle slide, insomma, tutti i loro riferimenti, mail e numeri di riferimento. E anche noi come Kyoto Club siamo qua a vostra disposizione. Da domani trovate tutti i materiali in evidenza sul sito di Kyoto Club e anche sull'altro sito che curiamo, che è Muoversi in Città, che è una nostra emanazione, ma che arricchiamo sempre di contenuti e di attualità come questo. Grazie a tutti e a tutte per averci seguito. Buon piano allora e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie a voi. Per qualsiasi info, Pinbike, oppure anche potete scrivere a Tokyo all'associazione direttamente. Grazie.